Consiglio direttivo straordinario per Federgioco al Casinò Campione d'Italia per affrontare le problematiche aziendali della casa da gioco lombarda. La proprietà, rappresentata dal sindaco di Campione, Roberto Salmoiraghi, ha parlato con i media in merito alle soluzioni operative dopo il fallimento del Casinò, che sta affrontando il momento più problematico della sua storia. Un percorso che il presidente di Federgioco Olmo Romeo, consigliere del CDA del Casinò di Sanremo, ha voluto ricordare nel suo intervento. Vogliamo esprimere vicinanza ai lavoratori e alla società, un sostegno che è iniziato da mesi, anche quando la situazione non aveva ancora mostrato tutta la sua gravità e che continuerà. Oggi stesso, dice Romeo, rinnoverò la richiesta di incontro al ministro dell'Interno Matteo Salvini, perché reputo determinante un suo intervento e soprattutto poter esprimere compiutamente la drammaticità della situazione del Casinò di Campione. Federgioco inoltre vuole portare al responsabile del Dicastero degli Interni tutte le criticità dei casinò italiani, che rappresentano una risorsa fondamentale per le aree di competenza dal punto di vista turistico, occupazionale e sociale. Questo governo non ha ancora designato il sottosegretario con delega alle case da gioco, sottolinea il presidente Romeo. Per noi una grave mancanza, perché se avessimo avuto interlocutori chiari presso il governo, il dialogo sarebbe stato più semplice. Dobbiamo fare presto perché la clientela si ricolloca. Non esistono vuoti di mercato. Campione rischia di perdere a beneficio di altre realtà, anche straniere, i suoi affezionati visitatori, il patrimonio più importante. Il presidente di Federgioco rammenta: è giusto che venga coinvolta la politica nazionale, regionale e municipale, ma alla fine deve esserci una parola sola, unica direttrice. E questa deve portare alla riapertura del Casinò di Campione, importante come gli altri casinò, per l'occupazione diretta e indiretta per l'indotto. Voglio inoltre sollecitare che la chiusura di Campione è un precedente che coinvolge tutti i casinò italiani, che meritano di essere tutelati come importanti realtà aziendali. Per questo chiedo il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali per continuare questo percorso, che passa anche attraverso il dialogo aperto per addivenire al contratto nazionale di lavoro.